unità, una rotazione sancita ieri in prefettura a Campobasso. Vediamo. Piena soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia per l'esito positivo che ha avuto la questione legata ai precari della protezione civile, che vedrà la riassunzione, almeno per il momento, di 100 lavoratori dalla fine di febbraio. Lavoreranno per 8 mesi, poi il cambio con altri 80 precari scelti dalle stesse graduatorie. 15 unità saranno utilizzati per la microzonizzazione, cioè un'attività appositamente studiata. Restano fuori da questo computo circa 22 persone. Per loro, sancisce l'accordo siglato ieri sera, terminata la disoccupazione, saranno trovate soluzioni adeguate con i fondi residui. Il tavolo ha visto finalmente la firma dell'accordo sindacale a tutela dei lavoratori, che anche in questa occasione hanno atteso in piazza Prefettura a Campobasso l'esito finale dell'incontro, nonostante l'inclemenza del tempo. A siglare l'intesa le rappresentanze di CGIL, CISL, UIL, UGL, DICAP e COBAS, il direttore dell'agenzia e la regione Molise. A disposizione 5,1 milioni di euro per 5 anni, a fronte dei 5,2 milioni spesi per poco più di un anno. Soluzione che premia gli sforzi di chi, come l'assessore Petraroia, fin dal primo momento si è impegnato a risolvere la delicatissima questione che vedeva circa 210 persone dover lasciare il proprio posto di lavoro perché precari. Tuttavia il risultato è stato raggiunto, anche se è stato complesso e difficile trovare un punto di sintesi, ma grazie all'impegno costruttivo di tutti si è individuato un percorso che tutela i lavoratori nell'immediato e permette in questo modo alle parti interessate di adoperarsi affinché si implementi e si consolidino i livelli di salvaguardia in favore dei precari che con la sigla dell'atto da questa notte possono tirare un sospiro di sollievo.